è chiaramente trovare i valori di tensione di corrente, quelli diciamo così veri, ovvero quelli che vogliamo idealmente misurare, I e V in questo schema. Quindi dobbiamo risolvere questo circuito. Possiamo farlo come sappiamo, ovvero volendo essere diciamo rigorosi per virgolette, dovremmo scrivere il G di corpo alle correnti, il G di corpo alle tensioni e caratteristiche per un totale di 2L equazioni, 2L incognite, ovvero in questo caso 6 equazioni in senso. Funziona sicuramente, quindi potete tranquillamente farlo, anzi fatelo per l'esercizio, così vedete un po' di manualità. Ma per un circuito così semplice possiamo procedere in maniera, diciamo così, più sintetica, sfruttando, per esempio, le formule dei partitori che abbiamo visto pochi minuti fa. Perché dico questo? In questo circuito le due resistenze RG ed R, secondo voi, come sono collegate? Sono collegate in serie. Ricordiamoci sempre, serie vuol dire che la corrente che attraversa è la stessa, parallelo che la tensione che mi interessa è la stessa. Allora, in questo caso, se io prendo RG ed R e valuto la legge di Kirchhoff alle correnti a questo nodo qua, osservo immediatamente che la corrente in RG con questo riferimento è uguale alla corrente in R con questo riferimento, e quindi i due bipoli in questione sono in serie, certamente non sono in parallelo, perché la tensione che c'è su R con G e la tensione che c'è in V non sono uguali, perché esse differiscono proprio nella tensione grande. Se io faccio la legge di Kirchhoff per le tensioni a quest'unica maglia, ho che la somma delle tensioni è pari a zero, e quindi la tensione su RG e la tensione su V differiscono proprio della quantità di grande. Quindi le due quantità, le due resistenze, RG ed R, non sono collegate in parallelo, sono invece collegate in serie. Essendo le due resistenze collegate in serie, io posso applicare la formula del partitore di tensione, che si applica appunto alle resistenze collegate in serie. La formula del partitore di tensione mi dice che la tensione su una delle resistenze, a me interessa V in particolare, è pari ad una certa frazione della tensione complessiva data da quella formula che abbiamo visto prima. Quanto vale la tensione complessiva sulla serie? Allora, la serie va da questo morsetto a questo morsetto. Mi trovate? Quanto vale la tensione complessiva tra questi due punti? Quanto vale? E proprio è grande, vedete? La tensione fra questo punto e questo punto è proprio la tensione di questo generatore, avendo cura di scegliere il giusto riferimento con le frecce. Quindi io posso dire che la tensione V, che è quella di mio interesse, è una frazione della tensione complessiva, è grande, data da questa espressione. A denominatore ci devo mettere la somma delle resistenze, vi ricordate? In questo caso quindi R più RG. A numeratore ci devo mettere la resistenza su cui mi interessa la tensione, quindi in particolare R. Ecco. Quindi come vedete me la sono cavata in maniera estremamente semplice, piuttosto che elencando tutte quante le equazioni, in maniera molto più sintetica. Una volta che io conosco V, posso sapere anche immediatamente quanto vale I, perché basta dire che, avendo fatto la convenzione dell'utilizzatore sulla resistenza, il legame costitutivo è questo, quindi nota che sia la tensione, so anche quanto vale la corrente da questa semplice relazione, e il risultato è banalmente questo. Trovate? Quindi questo è il valore di riferimento. Facciamo adesso il calcolo per questa situazione. Allora, facciamo sull'altro lato. Allora, io suppongo, questa è la regola, io suppongo di schematizzare l'amperometro, quell'oggetto con la A che sta messo lì, con una sua resistenza interna, un po' come ho fatto prima con il generatore, con il generatore reale, no? Immagino che esso sia schematizzabile con una resistenza che chiamo R con A. E quindi viene collegata così al circuito. Questo è quello che ho chiamato
I' e questo è quello che ho chiamato B'. Trovate? Al posto del lamperone ci ho messo la sua resistenza R1. Quanto valgono V' e R1? Allora, le tre resistenze, Rg, R1 e R, come sono collegate fra di loro? Sono nuovamente in serie, il ragionamento è lo stesso identico di prima. Se io faccio la legge di Kirchhoff alle correnti a questo nodo, scopriamo che le correnti che attraversano queste tre resistenze sono sempre uguali. Quindi è sempre i primi la corrente che circola. Qui c'è i primo, qui c'è i primo, qui c'è i primo e così via. La corrente è i primo dappertutto. Ok? Quindi, poiché R con AR sono in serie, io le posso sostituire con un unico resistore la cui resistenza è pari alla somma delle due, ok? E quindi troverò questo. Vediamo RS1. Se metto un po' di nomi qui, allora facciamo così. Chiamiamo A, B, C e D questi morsetti, ok? Questo sarà A, questo è il G, questo sarà B, questo sarà D, il morsetto del generatore. Il morsetto C è come se l'avessi perso in questo ragionamento. Questo ovviamente è più ovviamente. In altri termini è come se io stessi condensando questi due resistori, questi qua, in un unico resistore RS1, ok? L'ho condensati. Con la trasformazione, diciamo così, equivalente abbiamo visto prima, due resistori in serie sono equivalenti a un unico resistore di valore di resistenza pari alla somma. Ok? Quindi questo nodo C che stava qui dentro l'ho perso, diciamo così, perché l'ho condensato in questa operazione, ne ho perso tracce. Ok? Arrivato qui faccio lo stesso ragionamento, perché anche il RG è in serie con questo RS1, trovate? Quindi posso ancora semplificare il circuito, questo è grande, non dimenticare. Questo lo chiamo RS2, che è pari a RG più RS1. Questo sarebbe il morsetto A e questo sarebbe il morsetto B. Nuovamente ho condensato questi due resistori in un unico resistore di valore pari alla somma, facendo sparire il nodo intermedio B. Ok? Oh, vi faccio osservare che questa corrente qui, vedete, quella che interessa il morsetto A, è sempre il primo, anche qui, ancora. Li trovate? Chiaro per tutti? Mi state seguendo? Benissimo. A questo punto, allora questo se volete possiamo scrivere RG più R con A più R. Ok? A questo punto possiamo calcolare i primo, vedete, la corrente che circola anche qui. Chiamo questo BS2, ok, per dire la tensione su RS1. A che cosa uguale BS2? Allora, facciamo così. La quantità BS2 è pari alla tensione su questo resistore. Dalla legge di Kirchhoff alle tensioni a questa maglia ottengo immediatamente che la tensione BS2 è uguale alla tensione E. Basta fare E meno BS2 uguale 0 in questa maglia e ottenete questa relazione. Ma BS2, poiché la tensione su questo resistore RS2 su cui ho fatto la condensione dell'utilizzatore è anche pari a RS2 per i primi.
ok? E quindi I primo è uguale a IS2 su RS2, ovvero è grande, IS2 pari a grande, diviso a posto di RS2 ci metto RG più R con A più R. Vedete? Quanto vale la tensione V'? Allora, vi faccio osservare, questo è un errore molto comune, quindi ve lo dico dalle primissime lezioni. Vi faccio osservare che la tensione di mio interesse è V', questa qua. Quando io ho fatto tutte queste condensazioni dei dipoli in serie, ho perso traccia del borsetto C in particolare, e quindi ho perso traccia della tensione V'. Non posso calcolare V' guardando questo circuito, non lo posso fare, è sbagliato. Perché operando queste condensazioni ho perso traccia del borsetto relativo. Per trovare V' devo necessariamente tornare indietro, qui, dove adesso il primo l'ho calcolato, quello sì, quello c'è. Posso calcolare V' guardando questo circuito qua. In questo circuito qua vedo che V' è pari proprio a R per V'. Trovate? Chiaro quindi? Sostituendo ottengo R diviso RG più R con A più R per F. Ok? Ho sostituito, bene, se è chiara questa cosa, è chiaro anche immediatamente qual è la condizione per cui l'inserimento dell'amperometro non altera le grandezze circuitali che voglio misurare, in particolare il primo. Quando è che il primo è pari a D? Quando la resistenza R con A tende a zero. Quando R con A tende a 0, allora I' tende a D. Lo vedete, no? Dalle espressioni immediate. Quando R con A tende a 0, I' tende ad avere lo stesso valore di D. Quindi, un amperometro ideale, inteso cioè come uno strumento che non perturba la grandezza che vuole misurare, è un amperometro che ha una resistenza interna pari a zero. Noi considereremo sempre strumenti ideali, non ci preoccuperemo di questo. Poi quando invece farete l'esame del corso di misure, allora lì chiaramente valuterete i cosiddetti errori di misura introdotti da questi fenomeni, oltre agli altri che costruiremo, non voglio anticiparvi cose che vedremo. Ma comunque sia, questo è un aspetto che in quel contesto valuterete. Qui invece ci limitiamo a capire che cosa significa. D'accordo? Bene, se questo è chiaro possiamo procedere rapidamente per vedere in questo caso cosa accade. Allora, accendo qui. Rappresentiamo il resistore e il voltmetro B con una resistenza che chiamiamo R con B, collegati in parallelo a R. Così. D'accordo? Vabbè. Questa è la corrente di secondo, questa è la tensione
di secondo. Ok. Allora, chiaro, questo è il circuito che rappresenta quello sull'estrema destra, va bene? Allora, che cosa facciamo qui? Osserviamo che R e RB sono collegati, l'abbiamo detto. Come sono collegati? Questa volta sono collegati in parallelo R e RB, perché la tensione di secondo e questa tensione sono uguali per la legge di Kirchhoff alle tensioni. Bene, quindi è lecito sostituire a questo collegamento in parallelo un unico resistore di valore pari a quello che abbiamo visto prima, ovvero semplifichiamo il circuito in questo modo. Questo è R con G, questo è R. Mettiamo un po' di morsetto. Allora, questo è A, questo è B, il morsetto dietro G, e questo è C. La tensione di secondo, che è di mio interesse, è la tensione che c'è tra i morsetti B e C, quindi la ritrovo anche qui. Questo è ancora un secondo, la tensione tra i morsetti B e C. Quello di cui perdo traccia è la corrente di secondo, perché io adesso è come se avessi condensato tutto questo in un unico resistore, quindi ho perso traccia di questa corrente qui, ma la tensione ce l'ho ancora. Beh, arrivato qui, osservo che RG ed RP in questo nuovo circuito come sono collegati? Sono adesso collegati in serie, ormai stiamo diventando semplici, no? E quindi posso applicare il partitore di tensione per trovare di secondo. Il partitore di tensione si applica sempre alle resistenze in serie. In particolare direi che di secondo è pari ad una frazione della tensione complessiva, che è grande, in cui al denominatore ho la somma RG più R con P. Ok? Ah, non ho detto cosa è uguale RP, vabbè, non lo introduciamo. E al numeratore ci metto proprio R con P. No, questa è la forma del partitore di tensione. RP, l'avevo detto a parole, ma non l'avevo scritto, è data la combinazione di questi due valori, R per RB diviso R più RB. Trovate? Se io sostituisco a RP il suo valore, che cosa ottengo? R per RB diviso R più RB diviso RG più R RB diviso R più RB per RB. Ok? Dopodiché semplifico un po' questa formula. Che ho fatto? Ho preso questo e ho moltiplicato il denominatore per questa quantità. Quindi qui ho semplificato per RP. Poi ho fatto R più RD per RG, ottenendo questo. Ok? Allora, qualche passaggio, niente di particolare. Ovvero, io lo posso scrivere ancora così, con maggior chiarezza, dividendo primo e secondo membro per RD. Scusate, numeratore e denominatore per RP. Ho diviso, ripeto, numeratore e denominatore per RP. Quindi qua lo semplifico, qui si semplifica, qui si semplifica e qui rimane uno solo. Se io faccio la corrente I secondo, non la posso calcolare da qui, perché qui è sparita nelle condensazioni che ho fatto, intorno a un circuito di partenza, e vedo che I secondo è pari a B secondo diviso R.
ovvero è diviso R più R di G su R di T più R di G. D'accordo? Quindi quando è che recupero i valori del circuito di partenza, quelli imperturbati, diciamo così? Quando R con V tende questa tensione qua sarebbe B secondo, questo è B secondo, eh? Quando B secondo è uguale a V, quando questo termine non c'è, ovvero quando RB tende a più infinito. Quindi RB che tende a più infinito implica che B secondo tende a V. Quindi un voltmetro ideale, intendendo con ciò uno strumento di misura che non perturba la grandezza che intende misurare, un voltmetro ideale esibisce una resistenza interna infinita. Chiaro? Chiaro per tutti? Benissimo. Quindi abbiamo fatto pure un piccolo esercizio sui particolari, come vedete, 5 minuti. Allora, vorrei chiudere questa lezione, quest'ultima mezz'ora di lezione, enunciando e dimostrando un teorema, che poi riprenderemo domani insieme ad altri teoremi e poi faremo degli esercizi. Avete domande su questo? No, sono davanti. Il teorema di cui parlo è il teorema di sovrapposizione degli effetti. Lo cancello qui. L'ipotesi di questo teorema è quella di avere a che fare con un circuito lineare statico univocamente risolubile. Penso sia chiaro cosa vuol dire. Circuito lineare statico significa un circuito, diciamo così, fatto di resistori lineari, generatori di tensione indipendenti e generatori di corrente indipendenti. In generale, qualunque bipolo che abbia una caratteristica di tipo lineare affine, no? Come abbiamo visto. Univocamente risolubile significa che la matrice di Tableau, che viene fuori dall'elenco delle equazioni, è invertibile. Quindi non ci sono casi patologici. La tesi la enuncio a parole, poi dopo la formalizzeremo nel corso di dimostrazione, sarà più chiaro. La tesi enunciata a parole dice questo: la generica grandezza circuitale della rete in questione, quindi una qualsiasi tensione o una qualsiasi corrente, è esprimibile come la somma dei contributi dei singoli generatori indipendenti della rete agenti da soli. Lo ripeto. Parto da questa rete, lineare, statico, univocamente risolubile. Considero la generica tensione o la generica grandezza
corrente, quindi genere caldezza circuitata, o tensione o corrente su uno qualsiasi dei lati di questa linea, ok? E dico, asserisco, questa è la tesi del teorema, che il valore che assume questa grandezza circuitata, questa corrente, questa tensione, è la somma dei contributi di tutti i generatori indipendenti alla rete, di tensione e di corrente, agenti da soli, cioè come se io facessi agire un generatore alla volta, calcolo il corrispondente valore della grandezza circuitale in questione, sommo tutti questi valori e ottengo il valore complessivo. Questo mi dice il teorema. Ok? Posso procedere alla dimostrazione? Allora, dimostrazione. Allora, il circuito è lineare statico, per ipotesi. Quindi il suo modello matematico è quello che abbiamo visto nelle scorse lezioni. È del tipo matrice di Tableau per vettore e le incognite uguale per termine noto. Questo l'abbiamo visto nel dettaglio la volta scorsa, quindi non mi dilungo su questo. Ancora, per ipotesi, il circuito è univocamente risolubile, che vuol dire che la matrice di Tableau è invertibile e la soluzione x è pari all'inversa della matrice di Tableau t a meno 1 per il termine noto c. Ok? Chiaro? Benissimo. A questo punto t a meno 1 è la matrice inversa della matrice di Tableau, è una matrice in ogni caso che viene calcolata con le solite regole che conosciamo. La posso chiamare S, giusto per semplificarmi un po' la notazione. Per me S, in questo caso, è proprio la matrice inversa della matrice di Tableau. L'ho preso, l'ho invertito, verrà quel che verrà. È la matrice. E questo è del tutto in generale vero. A questo punto considero la generica grandezza circuitale della rete, che sarà X con I, la iesima componente del vettore x. Potrà essere una tensione o una corrente. Ricordate, il vettore x ha al suo interno tutte le correnti e tutte le tensioni, quindi a seconda di qual è il valore di i pescherò o una corrente o una tensione, una qualsiasi altra. Quindi è la generica grandezza circuitale. Bene, se il vettore x è dato da s per c, matrice s per c, ricordando la regola del prodotto matrice per vettore, ho che il termine generico x con i di questo si scrive come ok la sommatoria per j che va da 1 a 2m ok di s e j per cj. Ovvero, se io volessi esplodere questa sommatoria, scriverei SI1 per C con 1 più SI2 per C con 2 più eccetera, non mi fate scrivere tutti, fino a 2M, d'accordo? Il generico sarà SG, CG, d'accordo? Mi seguite tutti quanti? No, ho solamente esplicitato quello che sottolineo in prima. Bene. A questo punto però mi devo ricordare come è fatto il termine noto C. Ricordiamocelo, il termine noto C era fatto da tutti i zeri, vi ricordate, tranne che le tensioni e le correnti erogate dai generatori di tensione e di correnti indipendenti. Ricordate questo fatto? Quindi quando vado a fare questa somma di prodotti, tutti i termini C1, C2, eccetera, saranno tutti quanti zeri, tranne che in corrispondenza dei generatori di tensione e di corrente. Quindi di questa sommatoria sopravviveranno solo dei termini quando ci sono i generatori di corrente, che chiamerò alfa 1 con 1 grande, se ci sono generatori di correnti con 1 grande, più alfa 2 con 2 grande, più quanti ne saranno. Immaginate che al posto 37 ci sia un generatore di corrente ideale. Allora, SI37 per C37 sarà pari a quello che chiamo alfa 1 per i comuni. Ok? Sopravvive quel termine. E così gli altri generatori di corrente.
analogo discorso. Per il generatore di tensione, che chiamo E1, E2, eccetera. Ce ne sarà un certo numero. Ok. Chiaro. Allora, se io chiamo questo termine qua, XI1, questo termine qua XI2 e così via, questo lo chiamo XE1, questo XE2 e così via, che cosa ho? Ho che la generica grandezza circuitale è pari a la somma di questi valori qua, XI1, XI2, cioè questi termini qua. Ma che cosa sono questi termini? Allora, XI1, che cos'è? XI1 coincide col valore X con I quando? Quando tutti questi altri termini sono pari a 0. Quando è che sono pari a 0? Quando 2 è pari a 0, e 1 è pari a 0, e 2 è pari a 0, e così via. A che cosa uguale X è 1? È uguale a X con I quando questo termine è pari a 0, quindi 1 è pari a 0, questo termine è pari a 0, 2 è pari a 0, eccetera, questo è pari a 0, quindi 2 è pari a 0, e così via. In altri termini, che sto dicendo? Sto dicendo che XI1 è pari al valore che assume la grandezza circuitale in questione quando tutti i generatori sono spenti tranne i comuni. Quindi a buon diritto XI si può definire come il contributo alla grandezza circuitale interesse del generatore di corrente I1 quando agisce da solo, ovvero quando tutti gli altri sono spenti, erano cioè corrente 0 o tensione 0. Analogo discorso, X1 coincide con il valore della grandezza circuitale che mi interessa quando tutti gli altri generatori sono spenti, erano corrente o tensione 0, e quindi X1 è il contributo alla grandezza circuitale che sto considerando del generatore 1 quando agisce da solo, avendo cioè spento tutti gli altri generatori. Ecco che quindi questa espressione dimostra il teorema, perché la generica grandezza circuitale si scrive come la somma dei contributi dei singoli generatori agenti da solo. Ok? Chiaro per tutti? Benissimo. Allora facciamo qualche osservazione. Allora, che cosa vuol dire operativamente il contributo di ogni generatore agente da solo? L'abbiamo visto qua, significa che il generatore in questione funziona come deve funzionare, I1, tanto per dire, funziona come deve funzionare. Gli altri generatori sono spenti, ovvero erano tensione 0 o corrente 0. Ma un generatore di tensione che eroga tensione 0 è equivalente ad un cortocircuito. Ricordate che stiamo parlando di qualche lezione fa. Così come un generatore di... non sono sicuro di aver detto bene, poi potrete controllare sulla registrazione. Allora, un generatore di tensione che eroga una tensione 0 è equivalente ad un cortocircuito. Questa è una cosa che abbiamo visto qualche lezione fa. Così come un generatore di corrente che eroga corrente 0 è equivalente a un circuito aperto, okay? Nel senso che hanno la stessa caratteristica. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che quando io operativamente devo calcolare questo contributo qua, per spegnere tutti gli altri generatori, dal punto di vista pratico dovrò sostituire tutti i generatori di corrente con dei circuiti aperti per far sì che eroghino corrente 0, e tutti i generatori di tensione con dei corti circuiti per far sì che eroghino tensione 0. Quindi questo è quello che devo fare operativamente.
prendo la rete, lascio il primo generatore, tanto per dire, tutti gli altri saranno sostituiti da circuiti aperti, se sono generatori di corrente, da corti circuiti, se sono generatori di tensione. Questo è quello che andrò a fare materialmente, ok? Bene. Seconda osservazione. Ogni singolo contributo, X1, X2, eccetera, ogni singolo contributo è proporzionale alla corrente o alla tensione del rispettivo generatore. Cioè il contributo X1, vedete, è proporzionale a I1. Cioè se io raddoppio il valore di 1, raddoppio anche questo. Ma non raddoppio il valore complessivo, perché questo è immerso in una somma, ma il singolo contributo è proporzionale ad ogni generatore. Quindi se io prendo una rete generica e raddoppio il valore di corrente erogata da un generatore, in generale la grandezza circuitale non raddoppia il suo valore, ma il contributo singolo sì. Ok? Terza osservazione. Io posso operare la sovrapposizione anche a blocchi. Io ve l'ho enunciata dicendo che faccio agire un generatore alla volta e sommo i risultati, sommo i contributi e ottengo il risultato finale. No, e funziona. Ma io potrei anche farli funzionare a blocchi, cioè dire, io prendo prima, per dire, prima tutti quanti i generatori di tensione, li faccio funzionare tutti insieme e ottengo un certo valore. Poi spengo il generatore di tensione, scendo quello di corrente, ottengo un altro valore, sommo i due valori e ottengo il risultato finale. Cioè posso farli operare, funzionare, insieme a blocchi, a gruppi, anziché uno alla volta. Funziona lo stesso, chiaramente, perché è come se dicessi considero prima questa somma e poi quest'altra. No, posso aggregare in qualche modo, come pare a me, i vari generatori. Normalmente noi lo useremo facendo agire un generatore alla volta, perché operativamente vedremo è più semplice da usare, però dal punto di vista teorico nulla nostro. Ultima osservazione, banale ma diciamo vale la pena di farla. La sovrapposizione vale sulle grandezze circuitali tensione e corrente. Basta. Non vale, per esempio, per le potenze. Le potenze non si sovrappongono. Si conservano, sì, ma quello è un altro concetto che abbiamo già visto in dettaglio la volta scorsa. Chiaro? Non confondiamo sovrapposizione e conservazione. Va bene. Facciamo subito un esempio in modo tale da chiarirci di che cosa stiamo parlando, ma spero che sia, diciamo, semplice. Allora, esempio che vi faccio è il circuito dell'altra volta, cioè questo. Ricordate, questo è il circuito che abbiamo fatto la scorsa lezione, quindi potremo anche controllare i valori. Allora, supponiamo di voler calcolare IR1, per esempio. Potremo poi appunto verificare il risultato. Allora, che cosa asserisce il teorema di sovrapposizione di effetti? Voi potete farlo sulle altre quantità, potete farlo voi per esercizio, chiaramente. Cosa asserisce il teorema di sovrapposizione di effetti? Asserisce che IR2, la grandezza del mio interesse, può essere scritta come la somma dei valori che essa assume quando agiscono i generatori da soli. Allora, che cosa devo considerare? Prima
il contributo del generatore di tensione, vediamo E con S. Vediamo, scusate, I, scusate, vediamo così. I R2 per il generatore di tensione. Per far agire il generatore di tensione da solo, faccio erogare corrente 0 al generatore di corrente, ovvero lo sostituisco con un circuito aperto. Questo è R2, questo è R2, questo è R2. Poi calcolo il contributo del generatore di corrente spegnendo il generatore di tensione, ossia sostituendolo con un cortocircuito per fargli erogare tensione 0. Cortocircuito. Questo è IR2 di grande. Il contributo del generatore di corrente a IR2. Ok? Il teorema di sovrapposizione degli effetti afferma che IR2 è pari a IR2E più IR2E. Questo afferma. Il valore della generica grandezza circuitale è pari alla somma dei contributi dei due generatori quando agiscono da solo, cioè questo. D'accordo? Allora, qual è il vantaggio di operare in questo modo rispetto a quello che abbiamo fatto precedentemente? Quando abbiamo a che fare con reti di questo tipo, abbiamo tipicamente un solo generatore alla volta che agisce, proprio perché sto applicando la sovrapposizione di effetti. Quando ho queste situazioni, posso cavarmela normalmente con i partitori, le serie parallele. Per esempio, qui. Che cosa posso dire? In questo caso io ho cortocircuitato il generatore di tensione. Quindi in questa situazione R1 ed R2 sono collegati in parallelo, perché la tensione su R1 e la tensione su R2 sono uguali, perché la tensione tra questi due corsetti è pari a zero. Legge di Kirchhoff la tensione a questa maniera. Badate, R1 e R2 in questa situazione non sono collegati in parallelo, perché le loro tensioni differiscono proprio di con S. Quando vado a spegnere con S, ecco che diventano collegati in parallelo. Quindi qui posso dire che sono in parallelo, qui no. Capite quindi qual è la differenza? Quando c'è un solo generatore, serie e parallele sono più semplici da vedere. Essendo collegati in parallelo, posso applicare la formula del partitore di corrente e dire che IR2, grande, questa corrente qui, è pari ad una frazione della corrente complessiva, che è proprio con S, vedete? Data da questa espressione, al denominatore la somma delle resistenze e al numeratore l'altra resistenza. Se io voglio quindi la corrente su R2, metterò al numeratore R1. Totale, questo viene un terzo di ampere, se ho fatto bene. Ok? Bene. In questa situazione invece, che cosa ho? Ho sostituito il generatore di corrente con un circuito aperto. Che conseguenze ha questo fatto sul collegamento di R1 ed R2? Prego. Hanno la stessa corrente in questo caso. Poiché io ho aperto il circuito qui, questa corrente è 0 e quindi questa corrente e questa corrente sono uguali fra di loro. Quindi in questa situazione R2, R1 e R2 sono in serie. Non è vero nel circuito di partenza, perché c'è il 2S. Ma quando ci spengo con S, ecco che diventano collegati insieme. Quindi anche qui, vedete, il fatto di aver spento uno dei due generatori mi permette di semplificare in qualche modo il circuito.
se essi sono in serie, possono essere sostituiti da un unico resistore di valore pari alla somma, come abbiamo fatto prima. Mi seguite? E quindi con un semplice passaggio io trovo che R2 è pari alla tensione con S diviso R1 più R2. Se pensate a quello che abbiamo fatto prima, a quell'esercizio di prima, è la stessa cosa. Riflettete, insomma, se arrivate a questo. R1 e R2 sono collegati in serie, R1 e R2 sono collegati in serie, sono sottoposti alla tensione con S, quindi la corrente che li attraversa è pari a tensione diviso la resistenza di S. Se ci riflettete un attimo, è esattamente la stessa situazione di prima, non cambia niente. E quindi il valore complessivo di questo contributo è 1 volt diviso 3 ohm, cioè un terzo di ampere. La sovrapposizione degli effetti mi dice che il valore complessivo che abbiamo cercato è la somma di questi due, ovvero 2 terzi di ampere, che spero sia il valore che troviamo anche l'altra volta. Posso verificare, dovrei farlo. Quindi, come vedete, in questo modo, usando la sovrapposizione di effetti e i partitori seri e paralleli, riusciamo facilmente a trovare la soluzione del problema senza passare a dover elencare tutte le leggi di Newton. Quindi è un po' più snella come procedura. Quindi per circuiti semplici va bene questa cosa. Vi suggerisco di ripetere lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per calcolare IR1. Quindi farete anche qui la sovrapposizione di questo valore, IR1E, e di questo valore IR1E. Okay. Fate lo stesso ragionamento su IR1. Dovrete stare attenti ai segni, quindi per questo vi dico di farlo. Fatelo e vedete se vi trovate, e per trovarvi dovrete stare attenti ai segni delle formule che ho costruito, ok? Quindi poi domani, se volete. Allora, a questo punto ci fermiamo.